Tartaglione. Bonafede. Lainati. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 430, maggioranza 216, favori 358, contrari 72, la Camera approva. Siamo a questo punto all'articolo 8, dove ho un emendamento 8.1. Pesco, ho bisogno del parere. Prego, relatore. Contrario. Contrario. Governo. Conforme al relatore. Grazie. 8.1, qualcuno intende intervenire? Onorevole Pesco, prego. Grazie Presidente. E proprio sulla navigazione ci siamo imbattuti nell'analisi dell'articolo 8. E guarda caso, proprio con riferimento a Taiwan, ci eravamo imbattuti sulle questioni legate alla navigazione anche durante la legge di stabilità. Per questo motivo abbiamo cercato di analizzare in modo più approfondito questo articolo. L'articolo cosa dice? Dice che i proventi derivanti dal nolo di container possono essere ricompresi dagli utili della navigazione marittima solo se svolti in modo occasionale. E questo quindi ci ha destato parecchie perplessità, perché chi definisce quando un'attività è svolta in modo occasionale o no? Sinceramente per noi avrebbero dovuto, chi ha scritto questo accordo, avrebbero dovuto scrivere un importo, un ammontare, un limite, una soglia. Purtroppo però non c'è scritto nulla, c'è scritto solo occasionale. E secondo noi questo appunto è un indice di poca precisione e sinceramente qualche dubbio che questa cosa sia stata fatta apposta ce l'abbiamo. Ma perché ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo perché proprio durante la legge di stabilità, come dicevo prima, è passato un emendamento che guarda caso è andato a modificare delle leggi fiscali riferite comunque alla navigazione. O meglio, si è detto che per una certa legge fiscale non doveva aver valore un articolo della navigazione. Questo articolo diceva che se una nave si trova al di fuori delle acque territoriali va considerata in territorio italiano per la legislazione italiana. Invece dicono che per quella legge fiscale, che guarda caso era una legge che andava a tassare gli utili di un soggetto terzo che affitta attrezzatura a un soggetto italiano, ebbene è stato detto che no, in quel caso lì l'articolo sulla navigazione non vale più, quell'articolo non vale più e quindi non è più territorio italiano. Anche lì, anche in quel caso ci siamo insospettiti e abbiamo fatto delle analisi e guarda caso abbiamo scoperto che dietro c'era il solito, chiamiamolo complottino, il fatto che comunque si voleva dare una mano a qualcuno. Quel qualcuno si chiama Italia Marittima, quel qualcuno si chiama una multinazionale dal nome Evergreen e guarda caso è riuscito a far fare in stabilità alle 2 di notte una legge a questo Parlamento, come i carbonari, per far eliminare, cancellare del tutto, eliminare un verbale della Guardia di Finanza pari a 60 milioni, 60 milioni. E guarda caso a gennaio, nella prima metà del mese di gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha ritirato quell'accertamento senza neanche aspettare l'interpretazione di un giudice su quella norma che andava a modificare il fisco, norme fiscali che esistono da chissà quanti anni. Ebbene, il 15 di gennaio l'Agenzia delle Entrate ha ritirato quell'accertamento. Una cosa vergognosa sia per l'Agenzia delle Entrate sia per la nostra Repubblica. Norme cambiate alle 2 di notte nel silenzio tombale di questo Parlamento. Ma anche se non c'è stato molto silenzio, anche perché il relatore, mi spiace ricordarlo, in quell'occasione ha avuto un po' di titubanza, quasi stava per ritirare quell'emendamento, come dice il mio collega Bonafede, grazie a un blitz magari di legalità. Quel blitz purtroppo non c'è stato, non è andato fino in fondo e quell'emendamento è rimasto, è stato approvato ed è stato fatto un gran piacere a una multinazionale che sì, avrà dei rapporti commerciali con l'Italia, ma secondo noi non è giusto operare così, non è giusto nei confronti di tutte le altre ditte, le aziende che quelle tasse le hanno pagate fino all'ultimo centesimo. Grazie Presidente. Grazie a lei. A titolo personale è iscritto a parlare Villa Rosa. Ne ha facoltà. Ha visto Presidente? Proprio questa azienda, Italia Marittima, c'è un articolo che è scioccante, però stando qua non mi sciocco più. Dopo che sento il collega dire meglio un accordo fatto male che nessun accordo, se io rimango scioccato, meglio un Lei accordo non fatto raccolga, male onorevole che Villa nessun Rosa. accordo. Quindi la politica è questa, giusto? E allora la politica poi è questa di quest'articolo in cui il titolare di questa azienda, Italia Marittima, dice multa da 60 milioni, Maneschi pronto a lasciare Trieste e l'Italia.
l'allarme dei parlamentari del PD. E quindi, Presidente, l'Agenzia delle Entrate fa una richiesta d'accertamento e chi deve essere accertato dice: io me ne vado se voi mi fate una multa di 60 milioni. E cosa facciamo? Gli facciamo un emendamento di stabilità per favorirlo. Complimenti, veramente complimenti. Grazie, vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. E quindi, con il parere contrario del relatore e del governo, 8.1 Pesco, la votazione è aperta.